Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Oggi, visto che Konami non ha ancora smesso di far uscire prodotti per quest'anno, abbiamo da aprire un box di Fratelli della Leggenda, che ovviamente potete trovare sul sito di Magic Corner, link in descrizione. Questo prodotto ha una storia abbastanza travagliata, perché sarebbe dovuto uscire l'anno scorso come BLLR, poi è stato rimandato una volta, due, tre, e alla fine eccoci a dicembre ad aprirlo. Ovviamente, se avete già visto i video anteprima di Toda e del Gravity Car Gaming, sapete già cosa c'è qua dentro. E ovviamente la carta che cerchiamo principalmente in playset, sarebbe bello, ma non succederà mai, è ovviamente Droplet. Ovviamente però un Dragoon o un Drago Leviatano prismatico, sai, non si schifano, eh? Soprattutto perché numero 17 ha le scritte astrali come utopia l'anno scorso, ed è tanta roba. Detto questo, andiamo subito a spacchettare. Parlando un attimo della lore di questo set, è composto da 24 bustine, 5 carte per busta, di cui una secret, e le altre tutte super. Quindi effettivamente o sbustiamo merda o sbustiamo de tutto, cioè effettivamente, perché all'interno c'è anche Anima dei Maghi, Malicious Bane, Yowie, che la gente schifa ma secondo me ha delle potenzialità, Teleport, Maga Pasticciona, cioè c'è roba abbastanza figa, che ovviamente noi non sbusteremo, considerando la mia fortuna ultimamente. Ci manca solo il box fallato, dove troviamo Sole Ultra senza Secret. Allora, andiamo con il primo pack. E vediamo cosa ci propone. Abbiamo i supporti Kuribo, che sono bellissimi. Poi ci sono anche delle reprint. Abbiamo Kuriborn, Spirito Fai da Te, Casa delle Bambole, Cavallo dei Cavalieri Floreali. E poi abbiamo Nonnino Demetto. Ma è bellissima. Ma è fantastica. Dai, tanta roba. Ovviamente non è questa che cercavamo, però dai, crediamoci. Secondo pack. Abbiamo ZS Saggio Ouroboros, poi Arcidemone Dominatore dei Pensieri, Ortica Silente dei Mari, è una medusa, vabbè. Poi Gadarla il Kaiju Polvere di Mistero Ultra, ottima ristampa visto che costava. Poi abbiamo ZS Saggio Utopico, grandissima carta, molto bella. E ovviamente, da come avete capito, ci sono all'interno anche i supporti Utopia. Qualcuno, non troppi, però ci posso anche stare. Soprattutto perché sono molto fighi i secret. Abbiamo Iperalza da Rango Magico, Utopi Forza, Zanne Nascoste della Vendetta, Kuribe, uno dei supporti nuovi, che ci sono stati presentati per la prima volta nella prima serie di Yugi, nella serie dell'Orichalcos. Poi abbiamo Cavallo dei Cavalieri Floreali, vabbè, come prima, e poi Parata dei Giocattoli. Oh, supportino niente male per i Fluffal, ottima. Soprattutto perché ho il mazzo e adesso ce l'ho completo. Meglio così. Allora, prossimo pack. Oh, bellissima Maga Pasticciona Ultra, che Secret aveva raggiunto prezzi, cioè, indecenti. Quindi ottima ristampa. Exa Scarafaggio Insector, anche questa Secret costava tanto, quindi la reprint era d'obbligo. Squalo Mano Sinistra, Kuribu, carinissimo, però vorrei la magia con tutti e cinque messi insieme. E per concludere, supportino Lirilusk, Colpo dell'Uccello, ottima. Questa mi sembra sia qualcosa, se non sbaglio. Altro pacchetto, abbiamo Arsenale Zemmaio a Molla. Allora, questa l'avevano reprintata in Kiko rara. Che senso c'ha reprintarla di nuovo? Non lo so. Poi, Missione di Cattura Kaiju, Kuribi, dai che li sbustiamo tutti a questo punto, Resurgam Xyz come Secret, ma è bellissimo. Dopo ovviamente mi andrò a leggere gli effetti, adesso voglio valutare un attimo gli artwork di questo set. Che mi hanno preso, eccolo, Kuribabilon, che vi stavo dicendo che mi hanno preso un sacco. Allora, Kuribabilon, poi Detonare ovviamente, il secondo Gadarla, ottimo, Portatore di Lancia del Nobile Cavaliere, altro supporto, questo un po' me, così. E poi come ultima, Xyz, di nuovo Saggio Utopico. Sarebbe bello sbustare sta cazzo di Droplet, però dubito, perché c'è chi dice che il pool è alto, c'è chi dice che il pool è basso. L'unica cosa che so è che sul market sta a 70 euro, e questo non mi piace. Allora, abbiamo qua Drago Stella Cadente, Cammino Luce di Stelle, buono, Spettacolo della I,
missione di cattura kaiju. E come ultima, dai, che aspetta, la ricompensa alata, ottima. Perché è una cartina abbastanza forte, eh? Guardate qua. Se tutti i mostri che controlli sono mostri, bestie alate e tu controlli almeno due mostri con nome originale diverso, paga 600 life points e pesca due carte. Quindi diciamo che mi va bene, non è la droplet, però ci posso stare. Allora, altro pack. Abbiamo banchetto del vuoto. Ovviamente già io so qua che non uscirà la prisma, quindi mi metto il cuore in pace. Kuriba. Bello, Eidos, la carta che si trovava nello Structure dei Monarch. E per concludere, numero 99, Dragonair Utopia, ma è bellissimo. Dovrebbe essere anche relativamente forte, se non mi sbaglio. Però, bellissimo. Peccato che è due mosse di livello 12. Quindi, almeno io non lo calerò mai. Allora. Next, abbiamo Kuriborn. Poi, l'alza rango magico. Spettacolo AI, ZW e Vishido Kraken furtivo. Ok. Ah, dai. Speriamo in qualcosa di buono, perché non dico desbusta droplet, ma almeno anima dei maghi fammelo uscire. Allora, abbiamo l'artwork alternativo di Utopia, che sinceramente a me non dispiace, perché mi ricorda quando guardavo la serie Zexal e Utopia prendeva questa forma. Poi abbiamo di nuovo Eidos, squalo mano destra. Kuribo e poi magia. Di nuovo la ricompensa alata. Ottimo, va bene. Almeno qualche secret buona esce. Allora, next pack. Abbiamo di nuovo Utopia. Poi Decathron, che era schizzato di prezzo almeno qualche mese fa e costava un botto, quindi ottima ristampa. Crepuscolo a 5 stelle, carino, quella che vi dicevo prima, ragazzi. Poi, Sonno Kaiju interrotto, anche questa ottima ristampa perché quella super costava 5 euro. E poi non aveva avuto altre ristampe, quindi ottimo, così ho il playset. E per concludere, Giudizio di rinascita, carta molto carina che cambia il tipo dei mostri. Allora, mi sa che siamo arrivati ormai a metà. E ancora della roba grossa, non si è visto niente. Prossimo pack abbiamo Protezione di numeri, i Cavalieri Fantasma, guanti lacerati. Casa delle bambole, spada del pinguino. Ancora le magie sbagliate. Ho letto Dio e ho detto: oh mio Dio, è droplet. Non poteva essere perché il box è in italiano. Vediamo. Specchio del ghiaccio, barriera di ghiaccio, squalo mano sinistra, fusione occhi rossi, ottima carta. Quindi dietro c'è Dragon Prismatico per forza. Ecco, guarda. Numero 99, va bene, dai. Diciamo che ci sono carte molto più brutte che Secret, quindi l'importante è che escono almeno decenti. Allora, abbiamo Fascino dell'Oscurità Ultra, poi Drago Stella Cadente, Dottor D, Ortica Silente dei Mari e il supporto Altergeist, Ferralert. Qui abbiamo Terreno Zexal, Cavaliere del Ghiaccio, Kuriba. Catapult Xyz. No, Velociroid Graffio. Porca. Pensavo almeno fosse la mappa. Allora, vediamo. Dai, un'altra. È un mostro? Cosa può essere? Allora, abbiamo la seconda fusione occhi rossi. Beatrice. Ottima reprint anche questo, perché la versione da PGLD costava un pacco. Evoca Tempesta. Un altro Decathron. E il Nibiru! Oh, finalmente un Nibiru decente, cioè posso togliere quelli da mago, che fanno schifo. Dai, ci posso sta. Però diciamo che un box mono Nibiru un po' me puzza un po'. Adesso speriamo che negli ultimi 5 pacchetti ci sia qualcos'altro di buono. Dai. Allora, conversione apparecchio. Poi Drago Stella Cadente, Crepuscolo a 5 stelle, Kuri Babylon. E un altro giudizio di rinascita, che palle. Dai. Non chiedo tanto. Uscitemi anche un'anima dei maghi, nel senso, non per forza deve essere droplet. Allora, il secondo fascino, bene. Se me ne esce un altro, potrei essere contento. Contratto del destino, Kuribe,
Banchetto del vuoto. E che diamine sta doppia esposizione. Allora, siamo agli ultimi. No, gli ultimi 5 adesso, quindi diciamo che c'ho ancora possibilità di trovare qualcosa. Interferenza Cheaper. Evoca Tempesta. Edea, quindi buono, almeno così li ho tutte e due. Scavi fossili. E va bene, va bene. Diciamo che era una delle carte che volevo trovare, solo per il semplice fattore che è bellissimo. Penso è la versione migliore di Kuribo. Poi è natalizio, dai, siamo pure in periodo. Ci sta. Questa la tengo da parte. Me la tengo io, cioè la ragazza mia sicuramente non l'avrà. Allora, abbiamo il nuovo Link apparecchio molto carino. Poi Specchio Bianco, Arcidemone Dominatore, Resurga Mixyz e Drago Velemico Affamato. Mi sa che questa volta Luca si è preso il box buono. Con la droplet e tutte le altre robe super fighe. Allora, abbiamo Maga Pasticciona, ottimo di nuovo. Alzarango Magico, apparecchio Ventoleone, la divinità bloccata nel ghiaccio. E numero 89, oh! Dai, almeno un'altra carta decente. Questa carta era stata stampata solo dai CS. Almeno adesso abbiamo una stampa giocabile. Quindi vabbè, mi può andare bene, che dovrebbe avere anche un discreto valore. Poi vediamo in questi due ultimi pacchetti. Non ci credo in un ribaltamento, però vediamo. Conversione apparecchio, squalo mano destra, un'altra Beatrice, Curibi e Dragonroid. Vabbè, via. Ultimo pack. Adesso non voglio Yowie perché sarebbe una beffa assurda, soprattutto nell'ultimo pack. Allora, abbiamo Cammino Luce di Stelle, Cancello Vincolo Anime, Barriera di Ghiaccio, Kuribo. Ecco, come abbiamo iniziato l'opening, la chiudiamo. Un altro nonnino Demetto. Luca, mi duole dirlo, ma stavolta mi sa che ce l'hai te la droplet. O la prismatica, o il Malicious Bane, o l'Anima dei Maghi, o il Gol Brunito. No, Nibiru l'ho trovato io. O la mappa di Piri Reis. O no, questo l'ho trovato. O l'anima abbandonata che vaffanculo non l'ho trovato. Ragazzi, Toda mi ha illuso. Mi ha fatto credere di poter trovare Goccioline, Gol Brunito, Nibiru e Malicious Bane nello stesso box. Dovrò andarlo a prendere sotto casa e lo vado a menare, per forza. Vabbè, ragazzi, cazzata a parte, roba interessante ne ho sbustata abbastanza, quindi mi posso ritenere più che soddisfatto. Probabilmente recupererò qualche cartina, tipo un playset di Droplet e sti cazzo di Yowie. Però per il resto ho trovato tutto. Detto questo, se non avete ancora acquistato questa espansione, vi lascio il link di Magic Corner qua sotto in descrizione, nel caso ve volete fare una sbustata. E poi rispetto a un set normale da proprio gusto, perché sono tutte ultra e una secret, quindi effettivamente una carta carina a pack la trovate. Vi ricordo ovviamente che qua sotto il link di Magic Corner, ci sta il mio Instagram. Seguitemi. Quindi ragazzi, detto questo, noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua. Con un nuovo video. Ciao a tutti!